La vostra è una storia che parte diversi anni fa, quando voi eravate ancora tra i banchi di scuola. Com'è nata, diciamo, all'inizio quest'idea innovativa? Allora, l'idea nasce da una mia passione per il Sudoku e, insomma, cercando su internet per vedere se ci fosse qualche torneo di Sudoku con montepremi, non ho trovato niente. Allora ne ho parlato con il mio migliore amico Pietro e all'epoca ci siamo messi a cercare insieme e da lì ci siamo accorti che non esisteva niente di simile. Poi abbiamo coinvolto Andrew e da lì è partito tutto. Ecco, poi alla fine anni di lavoro e siete arrivati anche ad un brevetto che insomma non è... Noi inizialmente dalla sola idea, dato che comunque sia dovevamo incontrare anche soggetti esterni naturalmente per andare avanti con il progetto, la prima cosa che abbiamo fatto appunto è stato il primo deposito del brevetto per essere tutelati comunque sia dell'idea. Dopodiché, dopo appunto il primo deposito che abbiamo fatto nel 2016, è stato esteso sia a livello europeo con la presentazione dell'EPO a Ginevra e poi il PCT che sarebbe una sorta di prenotazione in 180 paesi in tutto il mondo, quindi diciamo che adesso siamo coperti in tutto il mondo. Dopodiché, dopo del brevetto, il passo successivo è stato quello di realizzare la piattaforma e attualmente abbiamo 4 giochi pronti che sono Scacchi, 2048, Go e Sudoku. E oggi appunto alle 19 ci sarà il lancio della piattaforma For Fun che permetterà appunto di iscriversi da oggi e di poter giocare in modalità appunto For Fun. Ecco, oggi si è parlato anche però di un altro aspetto del gioco, della ludopatia, quindi di quando il gioco d'azzardo chiaramente diventa una malattia. Bene, una tematica molto importante, soprattutto anche sui numeri. I numeri di cui hanno parlato oggi i vari relatori, e comunque è una problematica che potremmo anche cominciare a metterlo abbassare il suo livello per togliere questa fortuna nella giocata e usare proprio la propria abilità per comunque una soddisfazione personale, cioè ti potrà anche dare una soddisfazione personale in più, e questo qua però dipende da te, non dal gioco. Ecco, siete partiti un po' da questo, no? Il fatto di parlare di ludopatia lanciando allo stesso tempo la piattaforma web di gioco, ma un gioco totalmente diverso. Un gioco totalmente diverso perché appunto alla base della ludopatia c'è l'azzardo e alla base dell'azzardo c'è appunto la fortuna, fortuna che nei nostri giochi non c'è perché sono incentrati sulle abilità personali, diciamo. No. Ecco, qui c'erano tanti ragazzi, c'erano dei ragazzi che avevano la stessa età di quando voi, diciamo, avete ideato questa piattaforma web. Sì, infatti abbiamo voluto invitarli apposta perché appunto, come dicevi, noi quando è partito tutto il progetto eravamo sui banchi di scuola e quindi è stato diciamo, iniziato lì e poi portato avanti anche dopo. La cosa importante è appunto il fatto del loro invito e per far capire che anche una città come questa, dopo soprattutto quello che è successo, quindi dopo il sisma che ormai siamo al decennale, che non bisogna mai arrendersi e ci sono opportunità sempre e quindi di credere sempre in quello che si fa e provare ad emergere. Ecco, chiudiamo con un messaggio, uno di voi tre che mi lancia un messaggio ai ragazzi, appunto, ai giovani dell'Aquila, 10 anni dal terremoto. Ok, allora in questo punto dopo 10 anni dovremmo cominciare a capire che c'è possibilità per questa città, non esistono più scuse, non bisogna inventarsi più scuse. Che qualora anche si potesse anche pensare che non esistono opportunità, dovranno essere create le stesse opportunità per
per se stessi, per la comunità, per tutto. Andiamo agire. Agire. Giuseppe Graziosi, qui sul palco di Skill Power, insomma questo convegno che non... ludopatia sì, si parla di ludopatia, ma si parla anche di come combatterlo con questa idea innovativa di tre giovani ragazzi, un progetto insomma che le è piaciuto e che lei ha sposato. Sì, è un progetto che mi è piaciuto tantissimo, io sono un giocatore di scacchi super dilettante, però diciamo così, questa cosa mi è piaciuta dall'inizio. Poter, vedete, normalmente... quando pensi alle carte, al gioco di azzardo, pensi a una bisca, quando pensi al giocatore di scacchi pensi a un bel salotto. Questa cosa a me mi ha sempre affascinato, no? dai vecchi tornei che si facevano negli anni 75-80, quando c'erano i tornei Spaskin contro Fischer, no? Che giocavano Russia contro America in tema di guerra fredda, io li seguivo, no? Una cosa... quindi ho cominciato così con gli scacchi a fare dei piccoli tornei cittadini, mi sono sempre divertito molto, quindi hanno trovato in me un terreno fertile. Da lì è partita l'idea di un progetto brevettato, e ho capito che era qualcosa di diverso dall'azzardo, quindi mi sono entusiasmato e incuriosito, quindi ho dato una mano ai ragazzi nella realizzazione di questo progetto, perché poi avevano girato, erano stati in Inghilterra, si erano trovati solo squali che volevano ricomprarsi tutto, ma poi diciamo alla fine lasciarli con il cerino in mano. Da lì ho detto no, questa cosa non può passare inosservata, anche se i tempi con la mia azienda diciamo sono, perché la supergia mi impegna molto, però ho detto devo trovare questo spazio. Ci abbiamo lavorato, credetemi, anche di notte, è stata però, adesso siamo qua, siamo arrivati fino, poi adesso dopo lo spiegherò, fino all'Enada, e stiamo in contatto con i migliori player italiani per incastrare la nostra piattaforma alla loro. Praticamente quello che era un semplice all'inizio adesso è diventata e diventerà, credo, spero, tutti noi, anche un business, per portare comunque qualcosa di bello in cui, ecco, l'Aquila vada fuori dai mercati, dall'Aquila fuori Italia, fuori Europa e addirittura a livello mondiale. Quindi noi ce la metteremo tutta per valorizzare questo progetto innovativo. A quando il lancio ufficiale? Ma diciamo dal lunedì noi partiamo a fare gli accordi con i player, siamo stati adesso all'Enada, abbiamo trovato praticamente terreno fertile anche di tante aziende che ci hanno detto Exalogic, Pselo, sono tante insomma le aziende che ci hanno contattato per dire sì, ci interessa, perché è qualcosa di veramente diverso. Adesso abbiamo realizzato il prodotto, lo abbiamo finito, dobbiamo diciamo così posizionarlo sul mercato e poi sta agli italiani giocare, perché alla fine il successo e l'insuccesso lo determinano le persone. Giocare in modo sano. Giocare in modo sano, la partitella dove ti giochi magari 4 euro a Sudoku contro o un gioco, una persona singola o un gioco a gruppi, e dove non potrai essere diciamo condizionato dalla fortuna, ma sarà un gioco che dipenderà soltanto della tua abilità, possibilità di guadagnare qualcosina dove fino adesso hai solo passato del tempo. I dati che lei ha spiegato prima, ha fatto vedere attraverso delle slide, sono preoccupanti, così insomma li ha definiti. Quali sono i dati che riguardano l'Abruzzo e quali in particolare la provincia dell'Aquila? Allora guardi, come dicevo prima, i dati che ho riportato sono certamente allarmanti, sicuramente sono il risultato di una sfortuna della nostra regione, che dal 2009, a partire dal terremoto qui all'Aquila, ma poi anche con la valanga di Rigopiano, è stata profondamente ferita. E questo ha portato a delle crepe emotive di cui continueremo ancora per molto tempo a pagarne i danni. Una delle conseguenze sicuramente delle dipendenze di questa piaga sociale che comunque abbiamo qui in Abruzzo. Ecco, volendo dare dei numeri, diciamo, più o meno quanti casi ci sono, quanti di persone affette appunto dalla ludopatia, che lo ricordiamo è una patologia, e quante magari in Abruzzo? Allora guardi, adesso i numeri precisi francamente non li ricordo, certamente, insomma, all'incirca. Sì, certamente come dicevo prima nell'intervento, l'Abruzzo è tra le regioni più colpite proprio a livello nazionale, e l'Italia tra i paesi mondiali dove si gioca di più, tant'è che in seguito al 2011 il Ministero della Salute ha riportato che il 54% della popolazione, quindi più della metà, gioca, e tra questi una buona fetta è da considerare patologica, quindi insomma è un dato da non sottovalutare. Questa è una città che ha ancora bisogno di un sostegno del nostro sistema nazionale.
è una città che ha bisogno di ricevere attenzioni, finanziamenti per potenziare iniziative come questa o anche in altri campi, ed è una città che comunque deve continuare ad essere aiutata, ma non per una forma di assistenzialismo, ma perché realmente un capoluogo di regione, per essere interamente ricostruito, ha necessità non solo di ricostruire fisicamente e materialmente gli immobili danneggiati, ma ha necessità di ricostruire un sistema economico, imprenditoriale, turistico, artigianale. E il governo c'è, il governo ci vuole essere, e quindi voglio sottolineare che magari alcune affermazioni che proprio nella giornata di ieri sono state fatte in un importante convegno che credo si sia tenuto a Lance, sono affermazioni quantomeno fuori luogo. Quindi anche per quanto riguarda la questione del garantire delle entrate certe al bilancio comunale per coprire le minori entrate derivanti ancora dalle questioni relative al terremoto, il governo c'è quest'anno, ci sarà per tutti gli anni in cui questa città ha bisogno di un aiuto per tornare a recitare il ruolo millenario che merita. L'esperienza al comune, adesso questa nuova sfida in regione, si parla di ludopatia, insomma tanto è stato fatto in questi anni, un po' tutti i vari livelli istituzionali, ma cosa si può fare ancora? Ma innanzitutto il convegno di oggi credo che sia una giornata importante per la nostra città, perché innanzitutto purtroppo questa patologia dopo il terremoto è diventato un problema importante, un problema che ha ripercussioni evidenti e con numeri superiori al resto delle città, frutto purtroppo di quel famoso disastro di 10 anni fa che ha dato tante conseguenze, tra cui questa. Ci sono tante iniziative, anche il Comune dell'Aquila, credo che l'abbia spiegato prima l'assessore Bignotti, ha messo in piedi delle iniziative che vanno a cercare di alleviare il problema, di superarlo. La Regione farà la sua parte, se c'è già una legge, verrà ripuntualizzata, verrà rimodificata e attualizzata rispetto alle dinamiche di oggi, quindi c'è un'attenzione però reale e particolare. Un elemento importante della giornata di oggi è la riflessione e lo studio, insomma, di questa problematica, ma anche la nascita e la presentazione di questo start-up, di questi fantastici 3 ragazzi aquilani, talenti puri, che hanno messo in piedi questa start-up che darà spazio e fa capire che il gioco può essere fatto anche diversamente, con quelli che sono i talenti, le capacità, e non un gioco d'azzardo. Quindi è una giornata oggi particolare, perché da un problema si trova un'opportunità, il modo di poter giocare in maniera problematica, diciamola così, facciamola passare in modo più semplice e banale possibile, creando economie, creando opportunità. Una start-up fatta da giovani, da aquilani, che fanno capire che c'è tra i ragazzi c'è voglia di crescere, di investire, di ripartire dalla città. Una città che è viva, quindi si tratta di dare spazio, dare possibilità, dare opportunità e liberare quelli che sono i talenti che ci sono. Oggi sono presenti in questi spazi anche 2 classi degli istituti superiori, quindi ci sono molti giovani. Si deve ripartire dai giovani, è stato detto un po' da tutti, insomma i vari relatori su questo palco. Come si può però realmente ripartire dai giovani, o meglio la prevenzione nelle scuole, quanto è importante, come si può fare? Ma innanzitutto è la consapevolezza e la conoscenza, quindi all'interno delle scuole secondo me bisogna fare tutta una serie di iniziative che vanno oltre quella che è la normale didattica, e quindi portare nelle scuole momenti di riflessione, di spunto, far capire che alcune materie, alcuni temi, alcune situazioni creano poi dei disagi, creano delle patologie, creano delle malattie. Quindi entrare nelle scuole in maniera più semplice, spiegando le cose come sanno, in una maniera più semplice possibile e lineare, e fargli toccare con mano quello che può essere, diciamo così, un problema e un pericolo. Se si riesce a entrare nelle scuole con questo approccio, si riesce a fare dei problemi un'opportunità. Bisogna entrare nelle scuole per l'educazione ambientale, bisogna entrare nelle scuole per l'educazione alla protezione civile, bisogna entrare nelle scuole per l'educazione rispetto a quelli che sono problemi della società di oggi, come lo è la ludopatia. Ognuno di noi e i ragazzi più di noi hanno in mano telefonini, connessioni e quant'altro, e quindi fargli capire che un uso diciamo così non opportuno di questi mezzi poi crea problemi, e per farlo però non è che lo puoi
lo puoi fare imponendogli una linea rigida, ma devi farlo al modo dei ragazzi, nella maniera più smart possibile, nella maniera più semplice e lineare. Ed è questa un po' la scommessa che credo vada fatta un po' ovunque, ma soprattutto nella nostra città. Cioè noi dobbiamo investire su quelle che sono le nuove generazioni, perché la città del futuro passa per i ragazzi, passa ovunque, ma passa qui, perché tutta una generazione, ahimè, ha vissuto in questi 10 anni il terremoto e quindi ha vissuto una realtà non normale, ma una realtà virtuale di una città che oggi è diversa rispetto alle città, alle altre città italiane. Ma ripeto, l'esperienza di questo startup che viene comunque presentato oggi fa capire che c'è fermento, c'è voglia di fare, c'è voglia di dire. Brevemente, insomma, la nuova esperienza a livello regionale, quali sono le sue prime impressioni? Ovviamente vi siete insediati da pochissimo, però insomma una prima impressione se la sarà fatta. Ma la prima impressione, l'impressione è di una regione che in questo momento vive una difficoltà vera, che è quella di una riorganizzazione necessaria della struttura che è andata in sofferenza, e la dimostrazione dei pochi risultati che ci sono stati su tanti settori in questi anni è frutto anche e soprattutto di questo. Ci sono tante professionalità, si tratta di metterle insieme, di riorganizzare un sistema che funzioni e che dia l'opportunità all'Abruzzo. Abbiamo delle disponibilità economiche anche importanti, si tratta di accelerare i processi, di metterli a disposizione degli enti, di metterli a disposizione dei consorzi, insomma di tutta una serie di attori che devono poi essere in grado di mettere in moto l'economia regionale e quindi anche l'economia cittadina. C'è spazio per migliorare, per far sì che la nostra regione possa essere finalmente un modello su tanti temi, come può essere uno su tutti, il modello che è quello che una delle mie deleghe, che è quella legata all'agricoltura, di una valorizzazione del territorio, di una valorizzazione dei prodotti tipici, di una valorizzazione dei prodotti enogastronomici e di quegli elementi che possono essere un elemento di valore anche per il turismo e per la qualità dei nostri territori. Questa crediamo sia una parola chiave, in questo come in altre tematiche la sensibilizzazione deve essere un cardine, perché bisogna, come dire, sembra una frase fatta, però prevenire è meglio che curare, no? Soprattutto in un territorio come quello del Comune dell'Aquila e poi della provincia, perché se andiamo ad analizzare i dati la provincia dell'Aquila è una di quelle a livello nazionale purtroppo più colpite da questa patologia, da questa criticità, diventa fondamentale andare a toccare queste tematiche laddove si può intervenire prima, quindi con le giovani generazioni, nelle scuole ovviamente, che rappresentano il cardine dell'educazione dei nostri giovani, di coloro che poi domani saranno gli adulti, di coloro che poi domani saranno anche magari al posto nostro in delle cariche, ecco, pubbliche, in delle cariche di guida. Noi, diciamo, come assessorato, insieme anche al mio gruppo consigliare, quindi insieme al consigliere Roberto Sant'Angelo e Luca Rocci, abbiamo iniziato a seguire questa tematica quasi da subito e abbiamo anche approcciato una bozza di regolamento in tal senso, un regolamento che possa andare a contemperare le esigenze, diciamo, di chi tutto sommato lavora, quindi gli esercizi commerciali, e dell'utenza. In particolare, senza dilungarmi troppo, ovviamente aggiusto, do 2 o 3 indicazioni di quello che stiamo facendo, ci stiamo concentrando sulla caratterizzazione delle localizzazioni, quindi in un certo qual modo di imporre dei vincoli, delle limitazioni dell'inserimento delle slot, ad esempio, o simili vicino, quindi in realtà che dovrebbero andare lontano, da parchi pubblici, scuole, oratori, palestre, luoghi insomma sensibili. Stiamo anche vedendo la possibilità di mettere anche le distanze relative ai bancomat, ovviamente, no? Perché sono il primo, come si diceva prima nell'introduzione, no? Appena prende 50 euro va subito a giocarli, e stiamo quindi anche valutando l'opportunità di costruire, diciamo, di istituire un marchio AQ slot free che possa essere affisso in quei locali che decidono di non installare queste slot machine. L'Aquila sta facendo tanto, perché i dati sono, non so se ne avete parlato, e questo è il dramma di chi interviene dopo che
si è parlato anche in assenza del, quindi di una contezza di quello che avete detto, ma i dati della provincia dell'Aquila e della città dell'Aquila sono allarmanti. Abbiamo il Dipartimento di Prevenzione, in particolar modo il SERT della città dell'Aquila, che sta studiando, il Dipartimento anche della Salute Mentale, che sta lavorando tantissimo in questa direzione. Per lavorare si deve partire da una fotografia dell'esistente. La fotografia dell'esistente è quello che emerge dai dati del disagio sociale. Ed allora il disagio sociale si misura con alcuni indici, anche lì c'è un'unità di misura, l'uso di psicofarmaci, l'aumento dell'uso, dell'abuso dell'alcol, chiaramente tossicodipendenze varie, e poi c'è il dato della ludopatia. E la ludopatia in città dell'Aquila, nel cratere, ma anche in provincia dell'Aquila, perché l'ASL è provinciale, ha toccato degli indici allarmanti. Abbiamo le persone meno sospettabili, anche che con le quali viviamo, con le quali conviviamo, che sono cadute nella trappola del gioco d'azzardo. E ludopatia, sì, magari ludo è troppo, può essere fuorviante, ma apatia è evidentemente il riferimento chiaro a una patologia, a una malattia. E come tutte le malattie devono fare un percorso terapeutico. L'intervento è un intervento di formazione, di ricostruzione. Proprio nel 2019, a 10 anni di distanza, parlerei anche di ricostruzione della mente di una persona che deve fare un percorso terapeutico con persone che hanno la capacità, evidentemente medici e psicoterapeuti, di fare, di aiutare a compiere questo percorso, ma innanzitutto ci vuole la volontà del diretto interessato di vincere questa battaglia e di fare questo percorso. Io mi sono occupata direttamente e concretamente di questi problemi sia quando sono stata, per quel breve periodo ma molto intenso, assessore alle politiche sociali. Era dopo il sisma e tutti i fenomeni patologici si sono aggravati dopo il sisma. Quindi anche chi praticava già il gioco d'azzardo in maniera patologica risultava creare delle situazioni proprio di cancrena dentro le famiglie. Poi sono aggiunti purtroppo nuovi adepti, quindi me ne sono occupata sul piano concreto, dell'aiuto concreto. Poi, una volta diventata parlamentare, una delle prime iniziative di legge che ho fatto è proprio una legge per strutturare meglio l'intervento nei confronti della ludopatia, che è un sistema complesso e le soluzioni devono essere complesse. Quindi io apprezzo molto l'iniziativa di questi giovani intraprendenti che hanno avuto un'idea, che hanno avuto la forza di predisporre un progetto di successo. Perché? Perché certo bisogna prevedere delle pene per chi attraverso il gioco d'azzardo indebita e quindi crea intorno a sé delle situazioni difficili, certo bisogna prevedere una cura, tutto va bene, ma se noi non entriamo nel tema della dipendenza, cioè del perché queste persone a un certo punto perdono ogni equilibrio e passano le ore, la vita, la giornata a distruggersi, a distruggere le famiglie davanti a quelle macchinette, noi non risolveremo il problema. Quindi ci vuole prevenzione, ci vuole assistenza, ci vogliono figure professionali dentro le ASL, nelle strutture di prevenzione, nelle scuole, nelle università, che capiscano il problema quando sta nascendo e abbiano la capacità, la forza di intervenire immediatamente. Nella proposta di legge che io ho predisposto e l'ho ripresentata anche in questa legislatura, alcuni aspetti sono stati poi calati nella norma, però poi c'è un tema che lo Stato è un po' vittima e carnefice di se stesso, perché da una parte alimenta il gioco d'azzardo in quanto dal gioco d'azzardo ne trae delle risorse e dall'altra deve
curare poi chi si ammala. Quindi abbiamo messo delle norme che per esempio limitano la pubblicità, abbiamo messo delle norme che limitano e annullano ogni spazio rivolto all'infanzia, abbiamo messo delle norme anche che inserisce la ludopatia nei LEA, quindi nei livelli di assistenza, per cui le ASL e le strutture sanitarie si devono organizzare per assistere e curare questo. Quindi abbiamo messo parecchia roba e parecchie iniziative, però ci sono ancora alcune cose da fare e io sto incalzando il governo affinché le faccia. Siamo con Pierpaolo Pietrucci, ex consigliere regionale del PD, vicino a questi ragazzi che conosce già da diverso tempo, un progetto insomma che tutti hanno definito ambizioso, lei cosa ne pensa? Beh, intanto è una storia meravigliosa, una storia bellissima che è nata dopo la tragedia collettiva di dimensioni epocali che ha colpito la nostra città, siamo nel decennale e chiaramente come tutte le belle storie danno speranza che davvero un futuro è possibile, questa città, ma un futuro è possibile soprattutto per le qualità dei giovani di questa città. Ce ne sono alcuni che sono davvero bravi, a loro guardo con grande speranza perché hanno un'età molto più prossima ai miei figli che alla mia, ma io mi sono preoccupato in questi anni perché l'ho ritenuto che fosse un dovere morale e anche etico quello di seguire, di scommettere e di puntare sui giovani, perché poi si crea un connubio perfetto, no? Quello tra chi ha esperienza e la forza, l'energia di un giovane che come loro guardano a me come colui che gli può dare la giusta esperienza per costruire il futuro. E io sono stato molto vicino a questi ragazzi, sono diventati miei amici, voglio un bene dell'anima a loro perché hanno qualità umane, etiche, che unite alle qualità già imprenditoriali insieme a un percorso di studio che stanno facendo hanno dimostrato che davvero possono essere un esempio, un modello per questa città e per i giovani di questo territorio, in primis per i miei figli. Quindi io guardo molto con cura e con attenzione alla crescita di questi ragazzi, alla crescita del loro progetto che da consigliere regionale prima ho sostenuto, l'ho coccolato, ho avuto sempre un occhio benevolo per questo progetto perché ci ho creduto molto. Lascio il mio testimone agli attuali responsabili e rappresentanti delle istituzioni che rappresentano questo territorio in giunta regionale e nel consiglio regionale, chiedo loro di avere la stessa benevolenza per il progetto messo su da Alfredo, Andrew e da Pietro, sono tre ragazzi a cui la città deve guardare con futuro e sarò vigile fino a tesa che rientro chiaramente in regione, ma anche da fuori, perché non sono una persona che sono una persona a giusto distacco verso il potere, sarò comunque vicino a loro e li sosterrò con tutte le mie forze perché meritano molto. Ecco, però insomma la frase non è passata inosservata, quando rientrerò in regione? Non lo so, perché dipendo purtroppo una legge assurda e viene vissuta, devo dire, con grandi attestati di stima da parte di tutto il centrodestra, della Lega, di partiti grillini, perché conoscevano il mio amore verso questa terra e questa città soprattutto, dove sono nato, cresciuto, vissuto, ho voluto che crescessero i miei figli, mi indigno, mi arrabbio quando vedo le perdite di tempo, e è legata a variabili indipendenti, tra cui la sorte ovviamente del presidente della regione, candidato del centrosinistra, che noi vogliamo rimanga lì, però lui potrebbe essere una figura che noi su cui scommettere anche per eventuali in futuro altre competizioni. Parliamo delle europee. Cioè dell'europeo, delle politiche, c'è un ricorso in atto che abbiamo presentato perché riteniamo un'ingiustizia che i 5 Stelle, che hanno preso 117.000 voti e noi che abbiamo preso 170.000 voti, dobbiamo avere noi 5 rappresentanti in regione e loro 6. Lei del principio di equità di voto, per cui ci stiamo battendo, ma o da dentro o da fuori, con stelletto, senza stellette, io le mie battaglie per la mia terra e le mie città le continuo a fare. Siamo col neo assessore Aquilio, insomma anche lei presente qui, oggi si è parlato di ludopatia, si è parlato anche di progetti di futuro di città. Certo, devo dire che è stata una cosa per me molto importante perché questi tre ragazzi sono stati i miei studenti all'Istituto Tecnico Commerciale, quindi in realtà vedere il loro passaggio dalla fase proprio di adolescenti alla fase adesso in cui loro addirittura non solo sono chiaramente cresciuti, più adulti, ma addirittura sono riusciti a tirare fuori, a rendere concreto quella che poteva essere una loro ideazione, secondo me è un passaggio molto importante, anche che può essere di grande
grande esempio per gli altri ragazzi, e adolescenti che hanno magari sono loro coetanei. Infatti penso che sia stato anche molto utile che oggi ci fossero tra in platea ragazzi quasi coetanei di Alfredo, Pietro e Andrew, proprio perché si è parlato molto, infatti l'ho detto anche nel mio intervento, di ludopatia, ed è importantissimo che comunque i ragazzi vengano messi in allerta contro questi rischi che forse fanno parte proprio di tanti rischi del web, eccetera. Però a me è piaciuto tanto sottolineare la parola talento, perché io penso che ognuno di noi abbia dentro di sé un talento che deve scoprire, deve ascoltare e deve dare modo di poter tirare fuori, ma che il talento senza la conoscenza può poco. Sicuramente l'aspetto creativo è un aspetto molto importante della persona e della vita di ogni individuo, però l'aspetto creativo non può prescindere anche dalla conoscenza, perché comunque i contenuti alla fine danno la possibilità di individuare meglio quello che può essere il proprio talento e poi di poterlo realizzare. E quindi io sono convinta che, proprio a proposito della città, è una cosa che io ho già detto tante volte, forse l'ho anche scritto, che forse l'Aquila ce la può fare proprio in questo modo, attraverso questo modo, perché se ognuno di noi raccoglie la sfida e mette a disposizione della città i propri talenti, qualcosa di nuovo e di buono deve uscire per forza. E sono convinta che la rinascita dell'Aquila passi non soltanto attraverso la ricostruzione, al ricordo, ma passi anche attraverso il nuovo, attraverso l'innovazione, la disponibilità che noi, ognuno di noi deve avere ad accettare un cambiamento, perché è il cambiamento che ci potrà portare fuori la rinascita vera. Ecco, lei è stata scelta dal sindaco Biondi da veramente pochissimo, quindi non le chiedo dati o risultati ovviamente, però qual è la sua prima impressione della nuova giunta, del nuovo esecutivo, progetti, cosa bolle in pentola? Ma noi avremo la prima riunione lunedì, quindi in realtà effettivamente siamo proprio da pochissimo tempo, però quello che ho visto è che in realtà c'è moltissima voglia di fare, moltissima voglia di realizzare concretamente quella che è l'idea nuova di città, e per quanto mi riguarda sicuramente io cercherò di mettere a sistema quello che è un po' la mia storia, e sicuramente ecco, parlare di turismo in una città come la nostra è una sfida veramente grande, però è una sfida che non può non essere raccolta, anche perché è vero anche che noi comunque abbiamo tanti punti di forza che sono quello che è la nostra storia, quello che noi siamo, e che oggi potrebbe essere messo a sistema anche verso l'esterno. Quindi sicuramente bisognerà implementare quello che è l'aspetto conoscitivo di quello che è non solo il nostro territorio, ma anche di tutto quello che noi siamo e quello che sappiamo fare, quindi quella che è la nostra offerta, perché una persona dovrebbe venire da noi. Ma nello stesso tempo anche tessere delle relazioni nuove anche con chi ci è stato vicino, e parlo ovviamente dei paesi esteri, perché possa esserci un flusso di scambio, quindi noi verso di loro e loro verso noi. Questo potrebbe essere per esempio il primo passo, poi strada facendo vedremo. Adesso c'è la sfida del decennale, la prima sfida effettiva con tantissimi eventi collaterali che verranno poi immagino presentati nei prossimi giorni. Certo, questo è un momento particolare, perché ognuno di noi, anche se poi è vero che gli anniversari significano poco, perché di fatto ognuno di noi porta questa nostra doppia natura, nel senso la memoria del dolore, perché ognuno di noi è segnato nel cuore, e nello stesso tempo la sfida e la voglia di farcela, e la voglia di reagire. Chiaramente ognuno ha reagito in momenti e modi diversi. Certo, è un'occasione, questo decennale è sicuramente un'occasione non solo di celebrazioni, sicuramente di riflessione, ma sicuramente è un'occasione anche di progettazione, che non può essere limitato soltanto a questo momento, perché comunque dobbiamo immaginare tutti quanti insieme la città che vorremmo e lavorare tutti insieme per questo.